Bracci, su su, veloci, che sono in ritardissimo. Subito dopo questo video mi troverete in live a partire dalle 18 sul sito Viola per provare insieme Paper Mario. Mi raccomando, non mancate. Solo risposte sbagliate ne abbiamo? A voglia, ma partiamo prima da quelle giuste. Vanno premiati in contemporanea Designing Anime Dragon Leo, che entrambi hanno scritto il titolo giusto, uno giapponese e l'altro occidentale. Mentre la risposta più sbagliata di tutte è stata quella di Andrea, che schiva il paragone con GTA, troppo facile, e tira fuori una vera chicca. Disaster Report. Complimenti per la cultura, ma andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte arrabbiate, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai andare a dormire. Oggi sarà una puntata molto speciale perché andremo a fare un mega maxi riassuntone di tutto quello che è stato mostrato durante TGA 2021. Commenteremo le premiazioni e alla fine risponderemo alla domanda: ne è valsa la pena rimanere svegli fino alle 5 di notte? Spoiler. No, ma in chiusura parleremo anche di una bomba in casa Nintendo che ha deciso di iniziare nel migliore dei modi il 2022. Prima di tutto però devo dire una cosa, truppa, sono molto fiero di voi. Ieri notte eravamo tantissimi a seguire TGA nonostante l'orario proibitivo e direi che abbiamo raggiunto un'importante tappa che ci porterà in breve tempo a conquistare in modo non violento Internet Italia. Vi chiedo però un ultimo sforzo, lasciate anche oggi un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi ovunque su Instagram, Telegram, Patreon e Twittergram. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Se siete persone abitudinarie mi dispiace molto perché oggi andremo a rivoluzionare la struttura del TG. Niente notizie al volo, ma gettiamoci subito al volo in un mega riassuntone dell'evento dell'anno, i The Game Awards. La presentazione è stata deludente oppure no? La risposta è molto più complessa di quello che potrebbe sembrare e in realtà, ancora una volta, dipende tutto dalle aspettative che si avevano nei confronti di questa stream. Da una parte abbiamo assistito forse alla migliore edizione di sempre dell'evento presentato da Jeff Keighley. Le 3 ore di spettacolo, rispetto al passato, sono scivolate via con molta facilità. Il ritmo è stato bello serrato, non ci sono stati approfondimenti eccessivamente lunghi e la qualità dei reveal ha permesso di mantenere l'attenzione sempre alta. È vero, c'è stato un calo qualitativo nell'ultimo terzo della presentazione e la stanchezza si è iniziata a far sentire, ma direi che nel complesso l'edizione 2021 è stata un netto passo in avanti rispetto alle precedenti. C'è ancora la fortissima sensazione che l'evento possa tranquillamente durare la metà e siano tantissime le cose superflue che potrebbero essere tagliate senza alcuna perdita dai prolissi TGA, ma capisco anche la necessità di dare spazio a quanti più sponsor possibili per rientrare dei costi di uno spettacolo così mastodontico. Magari ecco taglierei un po' corto sulla frangia cinematografica, che risulta una presenza forzata in un evento del genere. Anche se poi, come andremo a vedere, uno dei momenti di hype più totale ce l'ha regalato il titanico, in tutti i sensi, Guglielmo del Toro. Come show in sé è stato dunque dignitoso, il problema risiedeva nelle aspettative. Io sono riuscito ad apprezzare enormemente alcuni annunci e reveal che da soli hanno giustificato le 3 ore e passa di live, ma mi metto nei panni di tutti gli utenti. I fan Nintendo non penso possano aver trovato neanche mezzo motivo per gradire una conferenza del genere, ma anche Sony non è che abbia garantito chissà quale presenza mediatica. Certo, sempre meglio un trailer di Horizon e qualche porting per PC di una presenza garantita solo negli spazi pubblicitari per rimandare alla propria lineup. Un disastro. Però questa volta secondo me non è neanche troppo colpa degli utenti, né dei giornalisti, categoria in cui mi inserisco, che spesso rischiano di montare troppo hype intorno a questi eventi. Qui è stato lo stesso Keighley a sbagliare pesantemente e rilanciare in modo irrealistico il peso dei reveal pensati per lo show. Quei 4-5 momenti equiparabili al reveal di Elden Ring non so dove li abbia visti. Mentre il titolo From Software è un nome in grado di far esplodere i social network, quest'anno sì, ci sono stati titoli molto interessanti, ma che difficilmente riescono a creare interesse all'infuori di cerchie ristrette. È mancato insomma il nome trasversale, la bomba a mano, il momento epico in grado di creare scompiglio anche nel cuore dei più grandi fanboy. E questo è un vero peccato, perché altrimenti la conferenza io la promuovo. Ma quindi cosa è stato mostrato durante questi TGA? Tantissime cose. E cercherò di fare una selezione degli annunci più meritevoli. Vi aspetto ovviamente nei commenti per sapere quali sono i reveal che più vi hanno convinto. Il gameplay di Hellblade 2 era nell'aria e caspiterina se il trailer è riuscito a tenere fede alle aspettative. Ninja Theory sta mettendo su un motore impressionante e quello che ci è stato mostrato sa finalmente di next gen.
Andiamoci cauti però, perché del gioco non sappiamo ancora nulla e a quanto pare siamo ancora molto lontani dalla data di uscita. Fidiamoci relativamente di un trailer in larga parte scriptato per mettere in risalto tutti i punti di forza dell'engine. Star Wars Eclipse sarà un nuovo titolo ambientato nell'universo di Guerre Stellari sviluppato da Quantic Dream, gli stessi di Detroit Become Human e Beyond Two Souls. Un matrimonio strano che però potrebbe portare a degli interessanti risultati. Più che altro è un bene che si stia investendo nuovamente nei titoli single player. Ho difficoltà ad emozionarmi per il trailer di Wonder Woman, non solo perché non ho nessun legame affettivo col personaggio, ma proprio perché sembrava la risposta di sì al teaser di Wolverine, un altro gioco di cui se avessero mostrato solo il logo non sarebbe cambiato nulla. I teaser in CGI hanno ormai la stessa utilità dei logo teaser. Dietro però c'è il team della Terra di Mezzo, l'ombra della guerra. Chissà che non decidano di ricalcare la stessa impostazione di gameplay. Discorso diverso per Suicide Squad, di cui abbiamo finalmente visto il gameplay. O meglio, il motore di gioco, perché a parte il setting e qualcosa della storia, non è che si sia capito molto. Anche qui, neanche uno straccio di HUD o indicazione a schermo che possa fornire dettagli sul gameplay. Si tratta di un'esperienza single player o per la cooperativa, online o in locale. Peccato che ci siano ancora così tanti dubbi. Quel poco che si è visto, però, mi ha gasato. Idem per Gollum, gioco teaserato all'inizio come titolo next gen spaccamascella, ma che continua a lasciarmi a dir poco indifferente. Anche qui il giudizio è rimandato quando vedremo del gameplay effettivo, ma immagino che i fan del Signore degli Anelli siano discretamente in hype. Mio Dio, quanto mi sono emozionato con il reveal di Alan Wake 2. È stata una vera montagna russa emotiva. Prima ho pensato si trattasse di Silent Hill, poi lo shock di ammirare il logo, seguito dall'emozione di vedere Sam Lake sul palco. Che ci volete fare? Sono un Remedy fanboy e mi sembra incredibile che a 10 anni di distanza abbiamo finalmente un seguito di uno degli action in terza persona più belli di sempre. Questa volta però si tratterà di un survival horror. Hype a mille, ma il 2023 è ancora troppo lontano. Parlando di cinema, una chicca che sono sicuro avranno notato in pochi durante la live. Guillermo del Toro che dice, prima di presentare il suo nuovo film, "Bello Silent Hill, spero che prima o poi facciano un seguito." Maledetto! Cosa significa? Lo sviluppo con questa frase è ormai confermato. Ma quindi è stato rimesso in piedi il sodalizio con Kojima? Sono stati ripresi i lavori interrotti con PT? E Konami che ruolo ha in questa produzione? Porca miseria, ho bisogno di saperne assolutamente di più! Il momento cinema ha raggiunto sicuramente il suo apice, prima con il divertente trailer del nuovo Sonic, con un Jim Carrey in forma smagliante, e poi con la preview di Matrix Revolution, che non vi mostro neanche di striscio, se no mi buttano giù anche questo video. Interessante l'esperimento semi-narrativo di Matrix Awakens, ma lo devo ancora provare. A proposito di Sonic, dopo mesi di rumor e speculazioni abbiamo finalmente Frontiers, l'open world in tre dimensioni che promette di rivoluzionare la serie. Qui è chiaro come siano ancora indietrissimo con i lavori, questo perché dell'engine di gioco hanno mostrato solo alcuni scorci della mappa, senza alcun personaggio al suo interno. Speriamo solo che Sega si prenda tutto il tempo necessario per fare un episodio degno del nome che porta. La data del DLC di Cuphead è l'altra grande liberazione di questi TGA 2021 e finalmente abbiamo la certezza che potremo giocare a Delicious Course il 30 giugno. Poi diciamocelo, momento musicale pazzesco e trailer di presentazione di grandissimo stile. L'ultimo grande momento è stato lo story trailer di Elden Ring, ma a parte l'emozione di vedere un uomo tazza salire sul palco, un trailer del genere mi fa effetto meno di zero. Quindi uno dei quattro momenti alla Elden Ring era Elden Ring. Grazie mille Jeff. Ma non è finita qui, ci sono stati momenti per tutti i gusti. La data di Forspoken, la serie TV di Halo, il gameplay del seguito di A Plague Tale, Among Us in VR, Tiny Tina e Saints Row 3, Final Fantasy VII Remake su PC e chi più ne ha ne metta. Ripeto, non c'è stato il momento epico, ma in 3 ore passa di presentazione, sicuramente tutti avranno trovato pane per i loro denti. E per finire voglio spendere proprio 2 parole a riguardo delle premiazioni. Tutto sommato non ci sono state grandi sorprese. La giuria ha infatti assegnato i premi andando molto sul sicuro, tanto che ho praticamente azzeccato il 90% delle prediction. C'è stato un premio contentino per tutti quanti, unico, vero grande sconfitto, Psychonauts 2, che non si porta a casa neanche uno straccio di riconoscimento. Ho clamorosamente sbagliato il Game of the Year, ma alla fine la scelta di premiare It Takes Two rientra nel modus operandi dei TGA,
che tendono a discostarsi dalle scelte più ovvie per premiare solitamente i titoli un po' più di nicchia. Sono comunque contentissimo per Fares e Azelight Studios e continuo ad essere convinto che Dread non meritasse di vincere il GOTY. Non è un gioco che in un evento del genere può ambire al massimo riconoscimento. L'aver portato a casa la categoria Miglior Action Adventure è comunque un risultato ottimo. Sullo scandalo del Content Creator of the Year non mi esprimo. Una scelta scandalosa, ma quando avremo conquistato internet in modo non violento, allora sì che ci sentiranno. Tutti delusi dall'assenza di Nintendo, questa mattina si saranno svegliati con il sorriso stampato in faccia, perché l'azienda di Kyoto ha comunque deciso di fare un annuncio epico, ma per conto suo. E io non vedo l'ora che arrivi il 2022. Mentre ci apprestiamo a provare Paper Mario su NSO, ecco che Nintendo annuncia su Twitter che da gennaio si aggiungerà al catalogo Nintendo 64 del pacchetto aggiuntivo anche Banjo-Kazooie. Oh mio Dio, non pensavo sarebbe arrivato questo momento così relativamente presto e sono veramente emozionato. Probabilmente dedicherò un video all'evento che ha un grande valore storico e oltre a significare l'arrivo di un platform capolavoro, dobbiamo ragionare su un fatto. Questo potrebbe aver creato un precedente. Se il giorno dell'uscita di Paper Mario è stato annunciato il prossimo titolo per il mese successivo, potremmo iniziare a pensare che Nintendo quantomeno abbia intenzione di aggiornare il catalogo ogni 30 giorni con un nome alla volta. Si potrebbe fare di più, ma questo è già qualcosa. Se non altro avremo la sicurezza di una cadenza garantita sul lungo termine. Poi non dimentichiamoci che ci sono altre 3 librerie a disposizione con cui rimpolpare l'offerta dell'NSO e del suo pacchetto aggiuntivo. Ma questo è un primo, timido segnale incoraggiante da parte di Nintendo, che forse ha deciso di iniziare a fare le cose con ordine per quanto riguarda il suo servizio in abbonamento. Vabbè, io sono in hype. Ci vediamo fra poco sul sito Viola per Paper Mario. E questo però c'era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo dopo in live o lunedì per un nuovo video. In ogni caso, riposatevi, fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Poro TGA, Michele Kazooie. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Impeccabile come al solito.